Io vi ho portato un oro nazionale nel 2016, voi non mi potete trattare in questo modo. Tutti gli altri che gareggiano in altre regioni magari hanno una panca buona, io devo gareggiare così. Adesso sai che faccio io? Vi denuncio al CONI, mando una lettera a Roma e vi faccio vedere io. Io sono Domingo Poliandri. Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio Amarcord. Iniziamo subito con l'episodio numero 87, Power Doping. Ora, non vi spaventate per il nome, ma semplicemente un gruppo WhatsApp fu creato in quell'anno mettendo dentro una sorta di Avengers del powerlifting, tra cui Fabrizio Posca, Juan Carlos Pereira, Andrea Pes, Gianluca Martino, poi c'era anche Filippo Ingrosso e poi si aggiunsero Francesco Gioia, Andrea La Rocca e company. Insomma, la creme della creme di gente fortissima, qualcuno magari anche pizza all'uva, ma si stava tutti quanti insieme allegramente. È una sorta di gruppo segreto, setta. E si sparlava un po' di tutti, sempre in via bonaria, ma a differenza di Jim Lemmon non era un gruppo fatto di gente secca e scarsa, ma di gente forte che poteva anche aver titolo per prendere per il culo. Per cui ero lì dentro, dato che c'erano amici e nemici, con Juan Carlos ovviamente era sempre una zuffa, Fabrizio Posca anche, invece con Gianluca Martino mi trovavo bene. C'era Andrea Pes, il famoso sardo fortissimo, era una sorta di pre-Angelini all'epoca, che ovviamente col suo ego smisurato, addirittura più alto del mio, era sempre un scontrarsi anche con me. E ricordo che molte volte si parlava anche di doping là dentro, nel senso tizio ha preso questo, tizio ha preso quell'altro, e come se loro sapessero già tutto rispetto a questi nemici o amici. E quindi ricordo anche che Pes decise di fare una sorta di colletta per comprare delle magliette, cioè lui di tasca sua fece la scritta Power Doping, purtroppo la maglietta ora non ce l'ho, altrimenti ve la farei vedere, e c'era il disegno della molecola del testosterone, se non sbaglio. La leggenda narra che Pes volle mettersi quella maglietta quando faceva podio nelle gare e il presidente della FPL, Sandro Rossi, disse: non te la puoi mettere, non puoi farti la foto con la maglietta, perché era praticamente un inno al doping. Non che Pes fosse dopato, ma era un po' una maglietta satira contro il doping. Cioè noi eravamo contro il doping, ma ci vestivamo con maglietta della molecola. Io non me la sono mai messa in gara, però lui me la spedì e da me non volle i soldi, mentre gli altri gli chiesero tutti 10 euro. Diciamo che io e lui ci bacchettavamo un po' i primi tempi su Facebook, poi ci siamo un po' riavvicinati per una gara che lui fece contro Alberto Botta, il famoso panchista napoletano, perché ci fu la gara contro di lui che non ho narrato, quindi vi farò una piccola finestra. Nel 2015 una gara di panca contro Alberto Botta venne in FPL contro Andrea Pesse e alla fine io conobbi Alberto Botta per la prima volta, mi presentai, lui mi strinse la mano ma non disse nulla, poi lo spottai in panca. Praticamente Alberto si scaldava da 100 a 180, due colpi andava in pedana. Alla fine però vinse Alberto Botta perché Pes, ricordo se fece fuori gara o comunque non riuscì a fare i numeri che doveva fare. Alberto dimostrò di essere un campione anche in FPL, oltre alla FIPE, però gli andò bene che Pes era fuori forma. Comunque, chiusa questa piccola parentesi, questo gruppo rimarrà attivo per molti anni, lo è ancora adesso. Io ne uscirò poi subito dopo, sempre nel 2017 di quell'anno, in cui è ambientato questo Amarcord, perché siamo già nel febbraio 2017. E nel giugno 2017 io uscirò di tasca mia, perché succederà un evento che mi darà molto fastidio, capita a tutti, lo narrerò nell'Amarcord prossimo, non questo, perché sennò diventa troppo lungo. Quindi iniziamo col prossimo episodio, passiamo all'episodio numero 88, Bigger, Stronger, Heavier. Questo è il nome di un gruppo Facebook che io aprirò in quell'anno, nel febbraio 2017, che stava a significare il più grande, il più forte, il più pesante. Volevo mettere un nome che non parlasse di powerlifting, ma parlasse di pesi, per aggruppare tutta la creme di tutto quello che poteva interessare su Facebook. Quindi è una sorta di palestra virtuale, un gruppo Facebook palestra virtuale, in cui io, l'unico moderatore amministratore, mettevo a disposizione la mia competenza per correggere qualunque video chiunque potesse mettere qui. Cioè, un servizio che adesso magari faccio a pagamento, all'epoca era gratis. Chiunque poteva mettere video qui dentro, come se ci allenassimo una sorta di palestra, e tutti potevamo dare correzioni, oltre a me ovviamente. Era tipo una onlus, diciamo, della tecnica. E non c'era niente di uguale in quel momento. Poi AIFA aprì il gruppo anche simile a quello, ma lasciamo perdere. E ho messo una sola regola, titolo maiuscolo e descrizione, oltre al video stesso, perché altrimenti uno va a cercare qualcosa, non può essere indicizzato. Era diventato talmente pesante con questa regola che si crearono dei sottogruppi contro di me, no al titolo in maiuscolo, no alla dittatura del titolo in maiuscolo, perché avevo rotto le scatole.
E io ero fissato con questa storia. Poi facevo tantissimi sondaggi, ero molto democratico, un gruppo bellissimo che arrivò in poco tempo a 6-7 mila membri. C'era tutta la gente più grande della FPL, i bodybuilders, il gruppo che è ancora attivo oggi, ma ormai, come Facebook sapete, è un po' morto e sono passato a YouTube, quindi non lo uso più. Però mi sono fatto un po' le ossa lì dentro. E l'obiettivo era diventare il gruppo numero uno dei pesi su Facebook. Credo di esserci riuscito, anche se Project Invictus è molto più grande, però nel mio gruppo c'era un'aura di competenza, non c'erano cazzoni che rispondevano, perché sapevano tutti che era pieno di powerlift là dentro, quindi se uno metteva video di squat, nessuno diceva squat di merda, non fare l'arco, non si azzardava nessuno. Per cui è un gruppo che ha avuto molto successo, almeno il primo anno, tra cui cominciai lì la serie Amarcord. Per la prima volta ho cominciato a narrare la mia storia con i pesi in versione scritta. C'erano dei capitoli che iniziavo una volta a settimana e tutta la gente era incollata lì a seguire il prossimo Amarcord. Quindi è iniziata lì la serie Amarcord. Poi l'ho trasportata in video su YouTube. Quindi chiunque se la volesse recuperare può andare a leggere sul gruppo Big Strong Heavy, che tra l'altro è anche in descrizione sotto i miei video. Però come ho detto prima, Facebook è morto e quindi adesso non va più di moda. Il gruppo è ancora attivo, intanto ci metto i miei video per fare una sorta di promozione. Attraverso quel video ho anche annunciato un servizio nuovo. E qui passiamo all'episodio numero 89, coaching online. Esattamente ragazzi, come ho detto, a marzo 2017 inizierò a fare coaching online. Voi mi direte, ma perché non hai iniziato prima, con tutta la tua esperienza, le gare vinte fino a quel momento? Forse perché non c'è tanta richiesta, sì, qualcuno mi ha contattato negli anni. Domingo, tu alleni, io mandavo sempre da qualcun altro, dal mio allenatore per esempio, che era Marco Santini. Infatti avevamo fatto un patto che tutte le persone che mi scrivevano le mandavo da lui e lui mi dava una sorta di una tantum da 20 euro, così, giusto per una sorta di codice sconto. Perché io non mi sentivo pronto per allenare, o forse non pensavo di esserne all'altezza, anche se lui mi ha sempre detto, sei famoso, sei bravo, ormai hai imparato sotto di me, puoi fare anche tu. Però quando si inizia si è sempre un po' insicuri, poi non sapevo quanto chiedere. In ogni modo la cosa scattò molto velocemente perché mi trovai in un gruppo WhatsApp in cui mi buttarono dentro e uno mi fece una domanda così a bruciapelo e mi fece molto riflettere. Domingo, ma con tutti quelli che fanno coaching online oggigiorno, che escono con il titolo fresco fresco da Project o Corsi della Domenica, come mai uno come te, titolato con i chili, non fa coaching online? Cazzo, ma questa è una bella idea! Porca puttana, non ci avevo pensato! E così inizierò a fare coaching online proprio in quell'anno e in quel mese esatto. Cominciai a annunciarlo a grandi lettere su Big Strong Ever, coaching online, non metterò prezzi e niente perché non avevo idea di quanto chiedere. Cioè, sapevo che più o meno mi avevano consigliato di non iniziare bassi perché così dai un brutto messaggio che il tuo lavoro vale poco. Ma io ricordo che inizierò a allenare i miei primi compagni praticamente di merenda, amici miei di casa mia, 5 euro ora. Venivano da me e facevo le alzate. Comincerò con un prezzo più basso, intorno ai 30 euro. E ricordo che mi arrivarono parecchie richieste, non tantissime. Ero iniziato a farne 2, 3, 4 al massimo. Però ero contentissimo perché erano le prime persone che stavo per allenare. Ricordo il primo ragazzo che iniziò ad allenare si chiamava Leonardo Maestrelli, di Firenze, che poi anni dopo ha concluso con me, e una ragazza di nome Claudia Segreto. Poi altri seguiranno, ma li racconterò più avanti. Quindi il coaching online funzionava come l'avevo sempre inteso io, programmazione. Erano molto più scarne rispetto a oggi, molto meno grafico. Come direbbe Marco PT, schede colorate. Non erano colorate prima. E ovviamente c'era questo servizio in chat tramite WhatsApp in cui io guardavo i video e correggevo le alzate. Ormai ero diventato bravissimo con Facebook a correggere in quel gruppo, mi ero fatto le ossa, quindi non ci voleva niente a trasportare tutto sul grande schermo su WhatsApp. Servizio ovviamente all you can eat senza limiti di tempo, perché anche sul gruppo Facebook Big Strong Ever, che era gratuito, chiunque mettesse video, io dovevo rispondere subito. Perché ho sempre sognato un coach che mi rispondesse all'istante, non ce l'ho mai avuto perché il coach dell'epoca ci metteva una giornata intera. Io dicevo, ma quanto disagio può avere un ragazzo che mette un video e non ha la risposta immediata? Voi direte, ma sì, ma non posso tutto il giorno rispondere, no? E io lo faccio. Io ci riesco rispetto ad altri. Ed è questo quello che voglio portare sul mercato rispetto a molti che non possono competere con me. Il tempo libero. In questo momento stesso potrei rispondere alle persone che mi mandano i video. Non lo faccio perché sto girando un video YouTube, ma subito dopo risponderò, perché vedere 20 notifiche e il tizio che magari sta lì morendo perché non mi risponde, magari non gliene frega un cazzo, ma è una cosa mia. Cos'è successo quindi? Che annunciando questa cosa ho avuto richieste e passiamo all'episodio numero 90, live coaching. Eh sì ragazzi, perché se c'era la possibilità di vedere una persona dal vivo a corta distanza, io facevo anche coaching a domicilio, cosa che non fa nessuno in Italia. Vedete un po' se qualcuno prende la macchina e va, che ne so, a farsi 2 ore per seguire un ragazzo in
cui si ripagherà le spese di viaggio e al massimo il coaching dal vivo. Io pensai, mi faccio una bella vacanza gratis, in location belle, lui mi paga tutto e vado a Firenze, non ci sono mai stato, quindi portai la mia ragazza, la mia compagna dell'epoca, ci facciamo un bel viaggio a Firenze e andammo a seguire questo ragazzo alla K1, come cavolo si chiama, questo Leonardo Maestrelli, che era un ragazzino molto insicuro di se stesso, ovviamente non poteva permettersi tanto, quindi io, avendo prezzi diciamo promozionali, potevo essere un modo per fare esperienza e prendere qualche soldino. Ricordo che gli regalai i polsini con cui sconfissi Pereira alla Bench War, perché erano mezzi rovinati, lui ne aveva bisogno, un po' come una sorta di bonus per il primo cliente, mettiamola così. Primo amore non si scorda mai, si dice, no, il primo cliente non si scorda mai. E infatti lui rimase felicissimo di quell'offerta, tant'è che poi mi convinse un suo amico di quella palestra a venire con me, quindi passaparola riuscì a prendere altra gente. Quello che io ignoravo purtroppo era che Facebook non era un buon veicolo per pubblicizzarsi, lo scoprirò 3 anni dopo. Ora che sto sul tubo lo capirete, no? Ecco perché, se vedete il mio YouTube non ha, che ha 10 anni, sono esploso dopo, perché non ho mai usato per pubblicizzarmi, non l'ho mai usato bene. L'ho scoperto solo dopo che mi sono separato, ovviamente, dalla persona con cui sono andato a Firenze quella volta. Quindi farò questo live coaching in palestra, tutti che stavano a guardare lui, ma chi è questo qua? Perché era una palestra di quelle praticamente low cost, in cui non c'è l'istruttore sala, quindi vedi questa persona competente che ti corregge la sala e si allena anche, tant'è che verrà anche Gianluca Martini a trovarmi quel giorno, perché lui è di Prato. Passammo una bella esperienza, ricordo lui disse, io non so come fai tu a trovare gente che ti paga il viaggio oppure per allenarli fino a qua, cioè ce la faccio tosta, sono uno che sa attrarre le persone. Comunque Big Stronger cominciava a starmi stretto a un certo punto, e però fino a quando non ho avuto l'illuminazione di YouTube ho continuato a promuovere quel gruppo, andando anche contro gruppi rivali come VIP, come quello di Ferlito, come Project Invictus, dicendo venite qua a correggere i video, non li mandate su Project Invictus che vi sbranano. Come al solito la mia vena competitiva voleva buttare giù tutti quanti. E passiamo quindi all'episodio numero 91, il sovrallenamento. Ora, in quel periodo, non preparando nessuna gara FPL, perché avevo abbandonato l'attrezzato, se ricorda dopo la scorsa Coppa Italia, stavo pensando di fare la gara Raw di giugno. Non avevo più fatto una gara Raw dal 2013, perché ero passato subito all'attrezzato. Oltre al fatto che le gare di giugno per me erano solo gara con la maglia, che erano sempre lo stesso giorno. Però io, dopo l'ultima figuraccia con la maglia, che nel 2016 persi ennesimamente il record, decisi di abbandonare il gear per un bel po', se non per sempre, dato che ancora oggi non gareggio più con il corpetto, per fare per la prima volta in vita mia una gara Raw. Quindi non dovevo pensare a preparare la maglia, andare su a Senigallia, di qua e di là. Così mio allenatore mi fece una programmazione classica Raw, che non aveva mai fatto in vita sua, perché c'ha sempre l'attrezzato di mezzo. Decisi di spingere un po' più sull'acceleratore, perché dato che c'è il gear, non si può caricare troppo Raw, perché l'attrezzatore di fatto vi abbassa un po' la frequenza di alcune alzate, ma lì potevo spingere solo con i miei muscoli. Quindi se il mio allenatore mi metteva, che ne so, fai un 85% a cedimento tecnico, io prendevo una serie e la tiravo quasi alla morte. È andato contro di lui, insomma. Stavo un po' diventando anarchico, anche se lo sono sempre stato. Quindi cominciai a fare delle progressioni per 10 ripetizioni secche, in cui facevo 65% per 10, poi aumentavo un 5% settimanale, 70 per 10, 75 per 10, andavo avanti così fino a quando sapevo che non potevo continuare per 10, abbassavo a 8, 7, 6, fino a scannare l'ultima percentuale prevista, che era il 90, e andare a fare addirittura 5 ripetizioni con quello che all'epoca era il mio 90%, 205. Ricordo che misi il gruppo su Facebook e molti dissero, ma no, non è possibile, non è 205. Poi sul mio squat c'è sempre stato qualcuno che metteva la bocca, fa schifo, è troppo verticale, è poco verticale, è troppo sui quad, è poco di femorale. È sempre stata una prostituta, perché tutti ci mettevano il naso e quindi lo squat diventava sempre alla mercé di tutti. A volte seguivo uno, a volte seguivo l'altro, perché il mio allenatore mi dava delle dritte, ma non mi sono mai arrivate fino a quando non ho incontrato Gargiulo. E sarà uno dei motivi per cui sceglierò Gargiulo, perché lo squat me lo sistemerà solo lui tecnicamente. Fatto sta che quindi che mi alleno pesantemente fino ad arrivare quasi a cuocermi, perché oltre a tirare lo squat tiravo anche lo stacco, e la panca a quel periodo non la sentivo per niente bene. Quindi ricorderò che arriverò a fare una doppia 240 di stacco e rimanere completamente bollito, cioè non riuscivo più a generare forza. E quello è il classico sintomo di sovrallenamento, cioè quando siete cotti e invece di fermarvi e scaricare andate oltre, a quel punto accannate qualunque peso con cui dovreste farci delle triple o delle quadruple. E mi accorsi per la prima volta che ero completamente fuso e avevo la centralina bruciata. A quel punto mi preoccupai, perché dovevo fare la gara FIPE il mese successivo. La panca risponde bene, ma sotto sistema nervoso stressato può rimetterci anche lei. E infatti ricordo che provai a fare 2:30x2 di squat e la seconda la cannai completamente. Un casino.
Il mio allenatore ovviamente se ne lavò le mani, cazzi tuoi, io ti ho fatto la scheda, fa come cazzo ti pare, ma dato che lui i video mi li mandavo non se ne è accorto. E arriviamo all'ultimo episodio in cui farò la gara FIPE regionale, la classica gara FIPE regionale. L'episodio 92, una panca di merda. Come sapete nei vecchi racconti dei vecchi Amarcord, la FIPE, o meglio il delegato regionale Mancinelli, aveva comprato una panca sbagliata. O meglio, per paralimpici. Era una panca praticamente molto più larga di questa e anche morbida. Io tutte le volte che mi passavano il peso nuotavo con le scapole. E dato che là ti penalizzano anche per la simmetria, se poco poco ero storto, salivo in ritardo ed era sempre nulla. E tutte le volte che mi alzavo bestemmiavo. E ho sempre detto una panca di merda, quando è che la cambiate? Loro no, 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 chi sei tu, chi sei là, quando facciamo powerlifting, va bene. Quella fu l'ultima volta ovviamente che mi fecero incazzare. Perché partecipai ovviamente, riuscii a fare il mio piazzamento. Entrerò con 165, poi farò 172 e poi 180, che se non sbaglio me li diedero nulli, adesso non ricordo. In quell'occasione seguì anche un ragazzo che ho iniziato ad allenare, che era Giovanni Soggiu, che anche lui si piazzerà bene, ma soprattutto Simone Alberico, il famoso pelato che gli voleva fare il culo, che era entrato in squadra FIPE con noi. Io non lo seguirò a livello di allenatore, ma in gara, dato che lui è un cavallo pazzo, gli davo le strategie per piazzarsi, dato che in quella famosa gara c'erano i terribili fratelli Tirante, due ragazzi gemelli molto forti, tutte e due, giovani, cappeggiati dal loro padre, adesso ricordo, Mario Tirante, tizio che avevo incontrato tantissimi anni fa, una gara in cui facevo culturismo, in una gara di panca, ed era un mostro già. Ora, lasciando perdere pizza all'uovo meno, i due ragazzi riuscirono quasi a creare problemi a Simone Alberico, però io con la strategia che stavo dietro con le chiamate riuscii a ingannarli e feci vincere lui per un punto Sinclair a rapporto peso-potenza. Simone non si accorse di nulla perché gestivo tutto io le chiamate e i ragazzi non stavano a guardare la strategia, quindi alla fine loro non hanno capito perché, ma ha vinto Simone Alberico facendo per la prima volta 176 kg, personal record. Vai Simone! Lì ancora non si era sbloccata la sua famosa panca giapponese con cui mi avrebbe obliterato anni dopo, arrivando a 2.10-2.20 quasi. Eh sì, drag free. Simone fu molto contento, ma è un tipo molto introverso lui, nel senso che non è un tipo che poi festeggia con la squadra. Lui va nelle squadre, pensa a se stesso, molto egoista, fa i suoi chili, non gli frega un cazzo di quello che vince o non vince. Se non ero lì a mettergli le briglie, avrebbe fatto un peso con cui avrebbe magari falsato, perso la gara. Fa sempre così. C'è il classico tirone che va là a pensare chili, ma non al titolo, alla strategia o a che alla squadra ti sta comunque sostenendo e tu non puoi andare fuori gara, cosa che farà poi negli anni successivi. Quindi sarà una gara abbastanza divertente da dirigere, però che succederà? Che io ovviamente per l'ennesima volta, l'ennesimo nullo, mi ero rotto i coglioni, anche perché avevo messo uno spotter che praticamente me lo passava in questo modo, perché lì non potevi sceglierti il tuo spotter, ci mettevano un cristiano che non sapeva che cazzo stava facendo in quel momento, oltre al fatto che gli arbitri lì guardano i rossi in base al sentimento. Io mi alzai dalla panca e cominciai ad andare contro il delegato e contro i due arbitri. Mi avete rotto i coglioni, io voglio una cazzo di panca come quella Power Gear che ho a casa e non è possibile che me la devo portare da casa anche in zona riscaldamento. Almeno mettete una panca Eleco con tutti i soldi che vi dà il CONI. Adesso arrivi tu, dobbiamo cambiare la panca solo per te. No, solo per me, ma per tutti gli atleti che gareggiano in regione. Io vi ho portato un oro nazionale nel 2016 e voi non mi potete trattare in questo modo. Tutti gli altri che gareggiano in altre regioni magari hanno una panca buona, io devo gareggiare così. Adesso sai che faccio io? Vi denuncio al CONI, mando una lettera a Roma e vi faccio vedere io. Io sono Domingo Poliandri. Ok, ok, basta, abbiamo capito. Facciamo così. La prossima volta ti faremo trovare una panca ER Equipment. Promesso? Promesso. E così, la gara successiva che farò nell'ottobre 2017, ci sarà una panca ER Kidman e mi diranno: guarda qua,
Per te, non per me, per tutti l'avete fatto. Ma questa è un'altra storia. E niente, ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo Amarcord, è stato abbastanza cortino. Volevo narrarvi la mia prima gara a Roma, lì c'è un episodio legato alla veggente Manenti e a una cosa che mi succederà, che lei aveva previsto 2 anni prima, se ricordate. Quindi sarà un episodio solo su quello e non volevo allungarlo troppo. Per cui, come sempre, iscrivetevi al canale, guardatevi tutta la serie vecchia se non avete ovviamente seguito. Rifarò, promesso, i vecchi Amarcord con le scritte in sovrappressione quando avrò modo di ricordare tutti quanti gli episodi. E la stagione dei filler andrà avanti con Twitch, prendendo le cose migliori e pubblicandole. Le best live sono finite, quindi scusate l'attesa, scusate anche le trasferte. Il prossimo video sarà ovviamente sulla gara FIPE che farò regionale a sto giro, settimana prossima, e la gara di Roma FIAP, in cui seguirò i miei allievi. Lasciate un commento, come sempre, un saluto e alla prossima. Tutta l'attrezzatura che vedete nella mia home gym è ovviamente sponsor Power Gear, azienda leader nel settore da tanti anni, tutto acquistabile sul sito www.powergear.it e in cui potete usufruire del mio codice sconto DOOM64 avendo un risparmio totale del 6%, unico in Italia a darvi questo sconto. Quello che potete comprare ovviamente è un half rack per poter squattare e spancare in sicurezza a casa, una panca regolamentare con schienale molto duro, i dischi ovviamente Power Gear con taglio sottile per poter riempire tutto il bilanciere senza problemi e ovviamente una pedana in 2x1 professionale per poter evitare noie con i vicini, una leva da stacco e un bilanciere 29 mm Power Gear con cui potete caricare tutti i dischi che volete. Tutto questo ovviamente sempre su www.powergear.it.